Salve a tutti! Oggi voglio continuare a parlare dell'IR2153. Nel precedente video avevamo visto che dopo uno studio del datasheet del componente mi ero accorto che in pratica il suo circuito interno altro non era che la fusione del circuito dell'NE555 più quello di un driver. E così, attraverso un circuitino che con l'NE555 consente di variare il duty cycle, eravamo allo stesso modo riusciti a variare il duty cycle dell'IR2153, che come sappiamo è fisso al 50%. Ora, invece, quello che mi sono chiesto è se è possibile variare la frequenza dell'integrato non modificando il valore di resistenza, ma bensì andando a modificare attraverso una variazione di tensione qualche altro parametro in modo che questa variazione di frequenza possa avvenire soltanto con un controllo di tensione. E visto che questa tecnica di controllo che voglio realizzare funziona già perfettamente con l'NE555, voglio verificare se funziona anche con l'integrato IR2153. Prima di passare però a vedere la modifica che voglio effettuare, cerchiamo di capire prima com'è che questo integrato va a generarsi la sua frequenza di clock. In pratica, ho riportato qui il suo circuito di oscillazione, dove vediamo il pin RT, il pin CT e il pin di ground, con connessa la resistenza e il condensatore. Se osserviamo l'andamento nel tempo della tensione al nodo VC, possiamo notare che questa tensione oscilla fra due valori limite, quello superiore che è pari a 2 terzi di VCC, ovvero l'alimentazione dell'integrato, mentre quello inferiore che è pari a 1 terzo di VCC. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che questo condensatore viene caricato e scaricato all'infinito, e ogni qualvolta la tensione ai suoi capi raggiunge una di queste soglie, avviene uno scatto e quindi al pin RT viene invertita la tensione e otteniamo queste curve. Quindi questo ciclo di scatti continua all'infinito e ovviamente ogni qualvolta si verifica uno scatto, abbiamo che l'uscita inverte il suo segnale di PWM. E inoltre, come si può notare, abbiamo che il periodo di carica e il periodo di scarica sono perfettamente uguali ed è per questo motivo che quindi abbiamo un'uscita con un duty del 50%. Ora, supponiamo di effettuare una modifica a questo circuito e supponiamo nello specifico di andare ad effettuare questa modifica che ho riportato qui, ovvero aggiungiamo fra il condensatore e il ground questa rete con due diodi montati in parallelo e in verso opposto e due generatori di tensione montati in serie a questi diodi e nello stesso modo anche questi in verso opposto. E qual è la funzione di questo circuito? È quella di andare a creare una tensione di offset simmetrica rispetto allo zero. Quindi, se abbiamo una tensione di offset di più 1 volt durante la fase di carica, avremmo una tensione di offset di meno 1 volt
durante la fase di scarica. Quindi, se adesso vogliamo vedere l'andamento della tensione VC nel tempo, otteniamo il grafico che ho riportato qui sul foglio. Ovvero, possiamo notare che ha sempre lo stesso andamento della tensione di prima, ma quando avviene lo scatto vi è un gradino verticale del valore proprio di V offset. E quindi che cosa succede? Succede che il tempo di carica e il tempo di scarica del condensatore diminuiscono, perché non parte più da questo livello di tensione, ma parte già da un livello di tensione superiore. Stessa cosa nella fase di scarica. Quindi i due periodi restano uguali, ma diminuiscono. E quindi viene da sé che il duty resta perfettamente al 50%, ma all'aumentare della tensione di offset avviene che la frequenza di oscillazione aumenta. Cerchiamo adesso di capire come andare ad realizzare nella pratica questa tensione di offset. Ecco qui il circuito che ci consente di effettuare ciò che abbiamo appena visto dal punto di vista teorico. Quindi abbiamo che fra il condensatore e il ground andiamo ad inserire un transistor di tipo PNP con in parallelo fra il suo emettitore e collettore collegato un diodo e fra la base e il collettore connessa questa capacità CI. Ora, quello che succede è che noi andando a modificare il valore di questa tensione, che deve comunque rimanere in un range di valori positivi, andiamo a modificare il periodo di questo circuito RC, come abbiamo appunto appena visto. Ora, non è possibile ricavare un'equazione analitica che consenta di collegare il valore di questa tensione alla variazione di frequenza a causa della non linearità di questo circuito. Quindi, per vedere se funziona e per capire il range di frequenza che riesce a variare, è necessario per forza effettuare un test pratico. Quindi, adesso andrò a riportare questo circuito su una breadboard andando a utilizzare i componenti con questi valori che ho riportato qui sul foglio e andrò a variare la tensione di controllo nel range di 0,3 volt e andremo a vedere con l'oscilloscopio se questa frequenza varia e se tutti i parametri restano corretti e stabili. Ho montato il circuito sulla breadboard, quindi qui possiamo vedere l'integrato IR2153, qui il mezzo ponte fatto con due MOSFET IRF Z44N e poi qui abbiamo un amplificatore operazionale messo in modalità di inseguitore in modo che l'uscita poi vada sulla base del PNP, che sarebbe questo qui. E attraverso questo trimmer io andrò a regolare la tensione di uscita dell'amplificatore operazionale. Quindi ho già collegato le sonde e adesso andremo a vedere qualche forma d'onda sull'oscilloscopio. Ho alimentato il circuito ed ecco qui le prime forme d'onda. Abbiamo in giallo l'uscita sul nodo switching del mezzo ponte, quindi possiamo vedere chiaramente appunto la fase alta e la fase bassa.
in blu vediamo la tensione di controllo. Quindi attualmente con la tensione di controllo uguale a 0, l'integrato sta funzionando perfettamente come da applicazione classica. Ora provo a variare la tensione di controllo. Ecco qui che aumenta, qui si può leggere il valore ed effettivamente la frequenza sta variando. Eravamo partiti da 50 kHz e ora siamo quasi a 70 kHz a 1 V di tensione di controllo. E il duty è rimasto al 50%. Quindi questo metodo sembra funzionare. Ora siamo arrivati a 104 kHz. A 2 V di tensione di controllo. Molto bene. Sembra funzionare perfettamente. Ho connesso le sonde ai due gate dei MOSFET, quindi abbiamo in giallo il gate del MOS alto e in blu il gate del MOS basso. Quindi adesso rieffettuo la prova per verificare che non ci siano problemi di controllo. Quindi aumento la tensione un po' alla cieca. Ecco qui. Sì, sta funzionando perfettamente. Perfetto, sono arrivato a 208 kHz, quindi va bene, qui siamo fuori dal range di applicazione dell'integrato, però funziona perfettamente, perché si può chiaramente vedere che i due segnali sono perfettamente in controfase e il dead time si mantiene costante in tutti e due. Quindi l'integrato sta funzionando perfettamente. E questo è davvero un'ottima cosa. Ora invece voglio farvi vedere l'andamento di VC. Quindi abbiamo in giallo la tensione sul condensatore e in blu la nostra tensione di controllo. Già si può vedere che quando la tensione di controllo è 0, vi è una piccola tensione di offset che è pari circa a 1,5 V. Perché? Perché bisogna considerare circa 0,7 V dovuto al diodo più altri 0,7 V dovuto al diodo di emettitore del transistor, quindi nel totale la tensione di offset è quasi 1,4 V, 1,5 V, anche quando la tensione di controllo è uguale a 0. Ora vado ad aumentare la tensione. Ecco qui. Quindi la tensione di controllo sta aumentando. E aumenta la tensione di offset, si vede chiaramente. Quindi si vede che i due scatti di carica e di scarica restano fermi, ma diminuisce il tempo perché appunto sta aumentando la tensione di offset. Molto molto bene. Quindi il circuito sta funzionando proprio come da teoria. Molto bene, quindi come abbiamo potuto vedere, l'integrato funziona perfettamente anche con questo circuito modificato e questo ci tornerà davvero molto molto utile in futuro. In quanto uno dei difetti di questo integrato è che non prevede un feedback
quindi diciamo lui lavora alla cieca. E nel caso di un'applicazione come alimentatore, lui non è in grado di vedere ciò che succede sul secondario. Invece, se si utilizza questo circuito, è possibile far intervenire su quella tensione di controllo un eventuale loop che viene progettato apposta per variare la frequenza dell'integrato. Quindi può risultare davvero molto molto utile. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!